Una cerimonia sobria ed elegante, onusta di profonde emozioni, ha dato vita alla conclusione della 34esima edizione del Premio Letterario Nazionale Terra d'Agavi, ideato e organizzato dalla Rotary International Club di Gela, presieduto dall'avvocato Gualtiero Cataldo. Un bilancio decisamente positivo e per l'aspetto della continuità che siamo riusciti a dare al premio e per l'aspetto della particolare riuscita della serata. E a livello locale sicuramente è il premio più antico ancora attivo e ci continui, che crediamo e ci diamo da fare perché continua a essere per i prossimi anni il fiore all'occhiello del Rotary e uno dei fiori d'occhiello della nostra città di Gela. Abbiamo sempre storicamente avuto dei presidenti delle commissioni che sono stati sempre o sono diventati degli scrittori famosi. Abbiamo avuto Leonardo Sciascia, abbiamo avuto altri nomi decisamente famosi. Quest'anno nella tradizione abbiamo scelto una scrittrice che interpretava la sicilianità. All'interno della Pinacoteca di Gela hanno trovato spazio, una scenografia a tema in linea con la denominazione dell'evento e le note straordinarie eseguite al pianoforte dal giovane talento gelese Sara Casa. A presiedere la commissione che ha valutato le circa 80 opere letterarie giunte da tutto il territorio nazionale, la nota scrittrice Cristina Cassarscalia, l'autrice più letta in Sicilia nel 2015. Un premio letterario è sempre qualcosa di molto importante. Poi un premio letterario che esiste da 34 anni, che ha visto susseguirsi tutti questi scrittori, questi poeti, credo che diventi ancora più importante. Quindi è questa diciamo, la parte sì, è la parte più interessante, anche la parte che dà più responsabilità, senza dubbio. L'Essenza dello Scirocco l'ha consacrata come scrittrice alla ribalta nazionale. Da dove è nata l'ispirazione di questo romanzo? L'ispirazione di questo romanzo è nata doveva essere un romanzo siciliano. È nato sullo stretto di Messina, proprio in uno di quei tanti viaggi che tutti noi siamo abituati a fare e che finiscono sempre, concludono sempre con lo stretto di Messina. Ero proprio lì, ho scritto l'incipit lì, l'ho vergato proprio lì ed è rimasto sempre uguale. Poi doveva essere un libro che raccontasse la Sicilia di un'epoca un po' diversa dalla nostra, forse l'ultima delle epoche antiche, un po' l'ultima epoca in cui la Sicilia, soprattutto i paesi della Sicilia, si sono discostati sia dal punto di vista della mentalità, della cultura e anche delle abitudini dalle città del nord Italia, e che era l'inizio del 1968.